Finalmente, era ora, ci voleva proprio. Tutto questo ha pensato chi ha felicemente partecipato alla manifestazione Unica Cup di Locri, organizzata dall'Associazione Sportiva Eutimo ed interamente dedicata ai mini atleti della Valle Spicchi. La piazza, in questo caso la centralissima Piazza dei Martiri, è tornata ad essere il centro nevralgico dell'aggregazione sportiva. La piazza è tornata ad essere un perfetto veicolo di divulgazione e rilancio di un basket nostrano che, ahimè, stenta a rialzarsi. Dall'immagine degli oltre 100 bambini coinvolti, di tutti i loro genitori, allenatori ed istruttori entusiasti a bordo campo sempre pronti a incoraggiare i piccolissimi futuri cestisti, dei tantissimi cittadini locresi che per curiosità si sono avvicinati a dare la classica sbirciatina perché incuriositi dal rumore del pallone sull'asfalto, il mini basket e la pallacanestro in generale ne escono vittoriosi. Non c'è altro da dire, un colpo senza dubbio dei 10 e lode. Era da tanto tempo che non assistevamo ad una bella manifestazione così, tant'è che, come il giornalista del TG2 Lubrano diceva, la domanda nasce spontanea, allora che ci domandiamo, ma era così difficile organizzare in piazza, all'aperto, una bellissima giornata dedicata al basket? È così difficile portare la pallacanestro lontano dal chiuso e dal caldo delle palestre? Ma certo che è difficile, anzi, aggiungerei, impossibile. Occorrono sponsor multimilionari, strutture all'avanguardia, studiare con scrupolosa puntigliosità i preventivi. Serve coinvolgere indispensabili tecnici professionisti altamente specializzati. Ci vuole una quantità esorbitante di denaro, perder tempo negli uffici comunali. No, la pallacanestro non si può organizzare in una giornata in piazza. È assolutamente impossibile. Per la perdita di tempo non ne vale assolutamente la pena. Attenzione però, invece Lucia Rossi, piccola e minuta istruttrice mini basket, ispiratrice ed organizzatrice dell'indimenticabile due giorni sportiva Ionica Cup, ha superato questi insormontabili problemi trovando addirittura due semplici soluzioni che per assurdo sono gratis: un sorriso ed una volontà di ferro. Esatto, la volontà. La volontà è il vero motore che fa muovere le cose. La volontà poi accompagnata dal desiderio, quel desiderio di far qualcosa. Una manifestazione, una partita, una premiazione, una festa. Un qualcosa di coinvolgente e tangibile. Un qualcosa di concreto che come esperienza fine giornata ti rimanga dentro per la sua semplicità e di cui ricordo lo porterai con te. Un famoso breve aforisma recita: se vuoi, puoi. E Lucia in questo caso ne è una fiera portabandiera. Ecco di seguito Lucia Rossi ai nostri microfoni. Eh sì, una bellissima manifestazione pensata da pochissimo, in pochissimi mesi siamo riusciti a sistemare ogni cosa perfettamente perché questa piazza sia di nuovo nuovamente movimentata. Il basket in piazza, ecco, io e Roberto, la mia società e anche con l'aiuto di altri istruttori di società vicine siamo riusciti ad organizzare questa bellissima manifestazione di mini basket. Finalmente il mini basket in piazza in Calabria, si vuol dire, a Locri, ecco, tra virgolette. Effettivamente si è perso il significato della piazza. Sono piazze oramai vuote perché tutti stanno a casa a messaggiare, a stare su Facebook, non ci si incontra più. Questo è il nostro messaggio, ridare alla piazza di nuovo il significato di aggregazione tra bambini, di sana rapporti e anche di sana competizione tra i bambini. Devo dire che siamo riusciti a far partecipare anche ragazze di altri sport, cioè passando qui per caso sono entrati nel gazebo e ci sono rimasti. Abbiamo dato la nostra maglia, maglie edizione limitate e adesso vogliono far parte dell'Eutimo Basket. Questa è stata una grandissima soddisfazione e mi sento fiera di questo, di essere riuscita a dare, a trasmettere qualcosa a delle persone che conoscevo poco. Lucia ha avuto anche l'intelligenza e l'ardire, col suo contagioso entusiasmo, di coinvolgere nel suo progetto Ionica Cup anche la famiglia Schiripa, Roberto ed il presidentissimo, il caparbio, papà Ezio.
e tutto l'entourage è ultimo. Sole, mare e mini basket. Effettivamente sono state calde, intense, però siamo contenti di come sia andata finora. Resta solo la finale. Più che ideatore, io personalmente sono stato un manovale. Penso che il merito vada principalmente a Lucia, che è l'istruttrice dell'ultimo, come ti dicevo prima, che ha fatto sì che si potesse creare quel tipo di manifestazione che facevamo negli anni passati, nel 3 contro 3, però dedicata solo ed esclusivamente ai bambini. No, la nostra speranza è proprio quella di ripartire dai bambini per creare un evento che possa poi abbracciare tutte le categorie e magari tornare al tanto richiesto, soprattutto dagli amici di Reggio a Canestro, 3 contro 3. Chi l'ha invitato? Fatemi capire. Attenzione, abbiamo un ospite. Attenzione, un ospite, però è un pochino timida. Si chiama Eutima. Una frase per descrivere Ionica Cup e l'energia di questi ragazzi. Roberto, Lucia, Nino. Da 1 a 10 che voto gli diamo? 10 e mezzo. Per l'abnegazione con cui hanno voluto fortissimamente questa manifestazione in tempi brevissimi, molto corti, e con i ragazzi che già avevano sospeso le attività, è stato difficile reperirle, tant'è che aspettavamo forse qualche società in più, perché proprio non hanno partecipato, proprio perché non hanno avuto il numero sufficiente di ragazzi per poter partecipare. Meglio il mini basket che altro. Il basket è bello tutto, se mio figlio a 13 anni ha saputo coinvolgermi, io non vengo dal basket e quindi non ne capivo nulla, ho detto non mi dire parolacce, quando mi ha detto papà devi fare il basket a Locri, non mi parlare di queste cose, dico perché non ne capisco nulla. Nel volgere di qualche anno, quando ho visto che da 7 ragazzini che si erano iscritti nel 95 presso la nostra società sono diventati 40 l'anno successivo, allora lì ho capito che il mio interesse, il mio impegno doveva essere massimo, per cui se oggi siamo arrivati a questi traguardi lo devo soltanto a queste persone meravigliose che mi hanno dato il loro supporto tecnico ma anche la spinta per andare avanti. E fino a ieri sera mi sottoscritto ai ragazzini che non erano nella mia società, che li vedeva giocare, parlando con qualche genitore, ho detto fin quando loro ci sono io avrò respiro, io ci sarò. Io sono un locrese, amo la mia città e amo i ragazzi della mia città, ma la porta per il basket, per il mini basket è aperta per tutti i ragazzi di qualunque provenienza. L'esperimento fatto con Marina di Gioiosa, grazie a Nino Epifania e a mio figlio Roberto, credo che è stata la più grande gratificazione che io abbia avuto in questi quasi 20 anni di attività nel mondo del basket. Alla macchina. Uno spettacolo perfetto con i seguenti numeri. Alla kermesse hanno partecipato le società di mini basket ioniche di Bovalino e IMC Siderno, chiaramente le ultime Locri. Da Reggio Calabria sono partiti Viola, Nez, Lumaca, Campo Calabro Mini Redox. Da Gioia Tauro è arrivato il basket Gioia Tauro, l'Audax Basket Melito e la Cleos di Lazzaro. L'organizzazione, a detta di tutti i partecipanti, è stata praticamente perfetta. Ho organizzato anche un bus navetta che andava a prendere i bambini dove alloggiavano, a Siderno Superiore, e portarli nei campi. È stata garantita la colazione con migliaia e migliaia di cornetti e trecce per la gioia dei bambini. Abbiamo beccato anche, fortuna nostra, una giornata splendida, un sole che ci ha sorriso per tutto l'arco dell'intera mattinata, ed una spiaggia attrezzatissima con un nuovo lido, la capannina, che ha offerto ogni comfort con squisita eleganza e con... Non fa mancare il suo appoggio e la sua presenza
Neanche il massimo vertice del CONI regionale, Mimmo Praticò, presente all'iniziativa, nonostante i numerosi impegni istituzionali e la lontananza, è davvero divertito dal clima di festa. Andiamo via da Locri con una piccola lacrimuccia, nella speranza che chi di dovere possa organizzare un po' più spesso nel corso dell'anno sportivo manifestazioni simili. Nel mondo, lo sappiamo tutti, c'è una gravissima crisi economica globale che attanaglia tutte le nostre scelte e tutte le nostre iniziative. Ma Lucia Rossi, Roberto ed Ezio Schirripa e tutto l'Eutimo Locri sembra però che non se ne siano accorti, o quantomeno si sono rimboccati le maniche e lavorano ugualmente. Buon lavoro e buon'estate a tutti.